Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio parlare di qual è, se c'è, la coppia migliore nel Forex per poter guadagnare, quindi essere profittevoli appunto facendo questo tipo di trading. Ovviamente qui dobbiamo capire intanto se c'è una coppia migliore dell'altra. Quello con cui vorrei partire è che il Forex è sicuramente un mercato molto molto interessante per chi fa trading. Adesso vediamo magari anche i motivi. In linea generale rapidamente e non ha tantissimi strumenti come li può avere invece per esempio il mercato azionario. Noi possiamo solamente pensare che di titoli azionari in tutto il mondo ce ne sono tantissimi e invece di coppie di valute sono molto meno e tra queste ce ne sono ancora meno quelle che diciamo sono più interessanti da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di scambi, da un punto di vista proprio quindi operativo e per i trader. Allora, io non vi dico già, non c'è una vera e propria coppia di valute che può essere meglio dell'altra, però c'è un gruppo, possiamo dire, di coppie di valute che vi direi e vi consiglierei se volete diventare dei forex trader, quindi trader che approfondiscono il mercato delle valute e quindi tendono a operare principalmente su quello. Ci sono appunto ci sono 7-8 coppie di valute principali, diciamo, sulle quali si può basare principalmente l'operatività. Come potete vedere, io qui ho il grafico del euro-dollaro, che è, diciamo, la coppia più importante del mercato del Forex. Come sapete, l'euro-dollaro è la coppia che scambia che scambia in maniera più importante nel mercato appunto del Forex. Diciamo che circa il 30% degli scambi sulle valute ogni giorno proprio derivano da questo cambio. Quindi l'euro-dollaro direi che per un trader che fa Forex deve essere assolutamente una delle coppie che deve essere all'interno di una watchlist perché, tra l'altro, da quella possono derivare anche dei movimenti su altre coppie di valute. Quindi l'euro-dollaro in primis, come vedete, c'è. Io qui ho le quattro principali su cui lavoro. La seconda è la sterlina-dollaro, quindi il cambio che vede appunto la moneta britannica contro sempre il dollaro americano. Anche questo è un cambio. Credo che non possa mancare nella watchlist di un forex trader. Capire come si muove anche la sterlina nei confronti del dollaro può essere molto, molto interessante ed è molto tecnico e anche rapido come mercato, è molto volatile, di più dell'euro-dollaro. Poi direi che assolutamente il dollaro-yen è un'altra coppia molto importante che vede l'economia americana, l'economia giapponese no, scontrarsi, diciamo, nella coppia. Quindi, tra l'altro, questa è la seconda coppia per scambi nel mercato delle valute dopo l'euro-dollaro, quindi sicuramente molto importante anche il dollaro-yen. Anche lui è un cambio molto, molto direzionale, diciamo. E poi abbiamo il dollaro australiano sul dollaro americano. Anche questo cambio è sicuramente un cambio che, a mio avviso, deve esserci, deve essere presente nella watchlist di un forex trader. È un cambio che sì, ovviamente si correla per ovvi motivi anche per essere al dollaro americano al denominatore con euro dollaro e sterlina dollaro e anche questo lo reputo molto molto buono a livello tecnico, funziona molto bene con i principi per esempio la price action e quindi questi quattro cambi direi io li ho proprio come cambi principali e voi sapete che io per il 90% faccio forex trading, quindi questo è praticamente i quattro cambi principali. Poi posso dirvi che si potrebbe inserire nella lista anche il dollaro contro il dollaro canadese, quindi dollaro americano contro il dollaro canadese. Andiamo a vederlo qui, eccolo qua, questo, dollaro americano contro il dollaro canadese, che è ovviamente correlato per forza di cose perché prende sempre il dollaro americano, però in questo caso dall'altra parte c'è il dollaro canadese. Quindi diciamo che come poi magari se approfondite quello che è il mercato appunto delle valute, scoprirete che il dollaro magari americano può essere più forte nei confronti dell'euro in un periodo e magari sul canadese no. E quindi ci sono queste dinamiche che anche a livello correlativo possono darci un supporto nell'operatività. Quindi se si vuole mettere una quinta coppia di valute, a mio avviso il dollaro Canada. Poi da qui diciamo che c'è la possibilità, se si vuole aggiungere qualche altra coppia,
E allora qua si può valutare. Io personalmente tendo a tenere quelle 4 che vi dicevo prima e magari posso inserire un dollaro Canada, posso inserire un dollaro franco, posso inserire un neozelanda dollaro contro il dollaro americano. Però solitamente, insomma, il dollaro franco, diciamo, c'ho il dollaro yen che ha, non voglio dire perché sono ovviamente valute diverse, però che c'è una certa correlazione, e poi invece il Neozelanda sul dollaro americano insieme all'Australia sul dollaro americano, so anche queste sono molto simili, quindi tendo a tenere fuori quelle due lì, Neozelanda e franco sul dollaro americano, anche se le tengo come tra le secondarie primarie, diciamo, e quindi queste quattro più magari un canadese che può arrivare può essere interessante. Poi ci sono altre importanti coppie di valute, mi viene da pensare per esempio, come potete vedere, euro sterlina, euro yen, sterlina yen, sono dei cross valutari che prendono due coppie di valute con il dollaro americano e si incrociano, ecco perché la parola cross, e anche queste possono essere interessanti. Il mio consiglio però, visto che è con quale coppia posso tradare e essere più profittevole, comunque qual è la migliore coppia per poter guadagnare nel trading sul Forex, direi quindi che non c'è una coppia in particolare, ma c'è, a mio avviso, il consiglio che vi do è la tendenza ad avere poche coppie, pochi cambi Forex e fare quelli sempre e imparare a conoscerli. Cioè il fatto di avere, per esempio, io questi quattro costantemente ormai da un po' di tempo e fare praticamente principalmente solo quelli, mi permette di essere molto sensibile a quelli che sono i movimenti, a capirne le dinamiche, e siccome poi una settimana è fatta di 5 giorni e io devo cercare in quella settimana di trovare magari degli spunti operativi, non serve avere 1.000 coppie di valute. Quindi andare, ecco, il mio consiglio è quello di andare a prendersi 4, massimo 5 coppie di valute e fare sempre quelle, guardare sempre quelle. Vedrete che settimanalmente, mensilmente ci saranno delle buone opportunità con una gestione del rischio anche molto oculata, perché non fate poi, non avete neanche troppe decisioni da prendere perché non avete 1.000 mercati su cui lavorare. Quindi se volete fare il forex trader di professione, o comunque fare il forex trader per come seconda attività, farlo diventare sempre di più un lavoro, una professione che può darvi un reddito, e soprattutto un reddito costante, vi conviene abbassare, no, la lista di cambi che andate a tradare, conoscerli bene, farli diventare proprio una cosa che vi diventa normalissimo vedere, perché quando poi vedete un mercato, un cambio che vedete pochissime volte e magari ogni tanto lo guardate solamente perché c'è quella situazione tecnica, quel pattern, quella cosa che volete vedere e la guardate solo in quel momento, sì, diciamo l'input ve lo dà quella cosa lì, ma non conoscete poi in realtà come si muove, quelle dinamiche, i livelli, anche se li avete visti, però non avete, diciamo, quella sensibilità che si acquisisce invece stando sempre sul mercato e cercando invece di guardare come funzionano, come si muovono quei mercati. Vi assicuro che io ormai da tempo che seguo solo quei pochi mercati, faccio trading solo su quei mercati, e vi assicuro che alla fine del mese, alla fine del trimestre, alla fine dell'anno, quando tiro la linea, solitamente è un più. E quindi questo non è solo il fatto che le metodologie, gli approcci che ho funzionano, ma è proprio perché questi, no, diventano, non sono un tuttologo, ma conosco bene quello che faccio e sono quelle poche cose, ma le conosco bene, quindi quelle cose lì le vado a portare su dei mercati che ogni giorno guardo, ogni giorno vedo, su cui ho già tradato, su cui magari sono uscito prima, su cui ho portato a target, dove magari sono uscito con una perdita, eccetera, eccetera. Quindi li conosco, li conosco, li conosco bene. Tra l'altro, essendo correlati nel mercato del Forex, c'è questa grande particolarità che sono correlati, e quindi questa correlazione ovviamente porta ad avere non voglio dire facilità, però un aiuto, un supporto all'operatività che in altri mercati in realtà non c'è. Quindi, da Forex Trader a Forex Traders che mi stanno ascoltando, vi dico, invece di prendere una lista di 15 cambi, 20 cambi, prendete una lista di 3, 4, 5 cambi al massimo, conosceteli bene e tradate solo quelli. Poi io, come sapete, trado la price action, quindi trado time frame weekly, daily. Però ancora di più, se doveste andare sotto, ma non è il mio consiglio, prendetene uno al massimo due, non di più. Quindi
La risposta è A, qual è la coppia Forex migliore per guadagnare nel trading? E non c'è una coppia migliore, ma c'è il fatto di conoscere bene quelle poche coppie e fare sempre quelle. Bene, a questo punto io vi saluto, vi auguro ovviamente una buona giornata, vi chiedo se vi è piaciuto il video di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo. Grazie, un saluto.